Ciao, sono Mida. Il mio nome è l'acronimo di Musical Integrated Digital Assistant, cioè assistente digitale integrato musicale. Ti guiderò nel mondo della musica dandoti utili consigli per imparare a suonare il pianoforte e le tastiere. In questa 14ª lezione del nostro pianoforte moderno e tastiere parleremo del giro di Do in inglese C. Di cosa si tratta? Impareremo semplicemente 4 accordi in sequenza che ti permetteranno di accompagnare un numero imprecisato di canzoni, sicuramente superiore a 200. Prendiamo come riferimento la canzone Il cielo in una stanza di Gina Paoli. Se provi ad ascoltarla puoi facilmente riconoscere che l'accompagnamento è ottenuto con una progressione di soli 4 accordi, il giro di Do. Guarda ad esempio uno stralcio del testo della canzone con gli accordi da suonare. Il primo accordo, Do maggiore, è composto dalle note Do, Mi, Sol, e va suonato per 4 quarti, poi seguirà l'accordo di La minore, formato dalle note La, Do, Mi per altri 4 quarti. A seguire il terzo accordo, il Re minore, formato da Re, Fa, La per ulteriori 4 quarti e per finire il Sol settima, formato dalle note Sol, Si, Re per ulteriori 4 quarti. Da questo punto il giro si ripete dall'inizio per molte volte fino al termine della canzone. Continua a seguire il video per imparare come suonare questi accordi che per ora eseguirai lentamente e con un ritmo molto semplice come ti mostrerà il pianista. Buona musica! Non ci credi che con soli 4 accordi si possono suonare più di 200 canzoni? Te le dico tutte. Siediti comodo. Il cielo in una stanza. Il gatto e la volpe. Blue Moon. Sapore di sale. Ci vorrebbe un amico. Domani smetto. Piccola stella senza cielo. Il mio corpo che cambia. Con il nastro rosa. 50 special. She will be all beauty. Yen yours. Infinito. Anna il cielo è sempre più blu. L'universo tranne noi. Amba Chiara.
Thank you.